Scortati dalla polizia stradale, entriamo per la prima volta dall'incidente martedì scorso nella galleria Fiume Latte fra Lecco e Colico sulla statale 36. Una tragedia sfiorata, un pulmino carico di bambini ha preso fuoco, nessun ferito, solo per la prontezza dell'autista, ma i danni sono ingenti. Abbiamo lavorato fino a sera tardi e abbiamo ricominciato stamattina presto per mettere in sicurezza tutto. Parecchi danni, l'impianto elettrico in particolare. Abbiamo tolto tutti i cavi che non erano stati bruciati. I tecnici dell'ANAS sono al lavoro senza sosta per permettere la riapertura proprio in questi minuti della corsia di sorpasso della carreggiata in direzione nord. La svolta ieri in tarda serata dopo un vertice in prefettura. Dalle 14 di oggi è in vigore questa ordinanza. Che in primo momento avevamo ipotizzato un doppio senso, un bypass, è stato scongiurato, quindi in direzione sud il traffico sulla 36 sarà normale. Abbiamo già avvertito tutti i sindaci e gli operatori. L'ordinanza sulla riapertura dopo il caos viabilistico, soprattutto ieri, proseguito anche stamane lungo la provinciale 72, sulla quale è stato deviato il traffico soprattutto dei mezzi pesanti diretto in Valtellina da Abbadia Lariana a Bellano. Fino a 3 ore di coda per percorrere una trentina di chilometri. Un delirio. Con le dimensioni che hanno i camion adesso, se se ne incrociano due in galleria, è finita. Devono passare al millimetro. Per ripristinare completamente la circolazione in galleria ci vorranno settimane. Il cantiere resterà aperto fino al 13 agosto.